carabinieri si rimane sempre anche in pensione, tutori dell'ordine ma anche padri e madri dal cuore d'oro. Una bella iniziativa questa mattina nel reparto di pediatria, Presidente. Come anche nel 2019, diciamo, siamo venuti però per l'Epifania e questa volta invece abbiamo voluto festeggiare con i bambini il Natale. Cioè cambia un pochino la specie del dono, là c'era la Befana, qui ci saranno altre cose, ci saranno. Qui con me ci sono il primario del core, il dottor Ciccolo, che è un amico da tempo, e loro vi spiegheranno anche meglio la nostra iniziativa. Dottore, pediatria è un reparto molto delicato del Santa Croce in questo momento, come sta andando la gestione del reparto? La gestione del reparto complessivamente direi che sta andando bene. È chiaro che in questo periodo stanno cominciando le sindrome influenzali, stanno cominciando a circolare i vari tipi di virus. Il reparto ovviamente è più pieno rispetto ad altri periodi dell'anno e però insomma credo che la gestione in questo momento non ponga particolari criticità, quindi complessivamente io sono abbastanza soddisfatto. Quindi non avete richieste particolari da porre in evidenza? Ma allora, le richieste sarebbero tante se non tantissime, perché le cose da fare sarebbero veramente molte e ci sono tante iniziative che stiamo portando avanti, alcune sono già in corso d'opera, alcune le stiamo cercando di implementare. Ad esempio in questo momento ci sono in reparto alcuni bambini dell'Ottorino che hanno fatto un intervento di adenotensilectomia ieri e questa è già una novità perché rispetto a un po' di tempo fa i bambini sotto i 5-6 anni non venivano operati in questo ospedale. Invece abbiamo ricostituito praticamente questa attività che insomma è partita con i migliori auspici, anche grazie forse all'aria di Natale. Volevo innanzitutto ringraziare il presidente dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, di cui io mi vanto di essere un affiliato e un iscritto da diversi anni, e ho colto subito questa iniziativa del presidente che tutta l'associazione si è data da fare per fare la raccolta di giocattoli, no, e portarli qua come donazione, no, per il Santo Natale. Per quanto riguarda invece le notizie per il reparto, noi ci rimettiamo ai primi dell'anno per fare un bilancio consuntivo di tutta l'attività.